Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Matteo Massioni, psicologo, formatore ed RSVP. E oggi vorrei parlarvi di un concetto molto interessante e fondamentale nella vita di ognuno di noi. Riceviamo quello che diamo e possiamo dare solo quello che abbiamo. In altre parole, se una certa cosa non l'abbiamo, non possiamo nemmeno riceverla. Per ricevere è necessario dare. Iniziamo col dire che questo concetto si basa sull'idea che le nostre azioni e le nostre intenzioni creano una sorta di energia che si riflette nel mondo esterno. Quando diamo qualcosa, sia in termini di tempo, risorse, amore o attenzione, si crea una sorta di circolo virtuoso che, in un certo senso, ci porta a ricevere in cambio. Il concetto può essere facilmente applicato a diversi aspetti della nostra vita, come le relazioni interpersonali, il lavoro e persino la nostra salute mentale. Quando siamo disposti a dare, siamo in grado di creare connessioni più profonde e significative con gli altri. E questo ci aiuta a sentirci più appagati e felici. Tuttavia, è importante ricordare che per poter dare dobbiamo prima avere qualcosa da offrire. Questo significa che dobbiamo prenderci cura di noi stessi e coltivare le nostre risorse interne. Solo allora saremo in grado di condividere con gli altri e ricevere in cambio. Ecco alcuni suggerimenti su come mettere in pratica questo concetto nella nostra vita quotidiana. Prenditi cura di te stesso, assicurati di avere le risorse emotive, fisiche e mentali per dare agli altri. Ciò potrebbe includere pratiche di benessere come l'esercizio fisico, la meditazione o la terapia. Coltiva la gratitudine, riconosci e apprezza ciò che hai e ciò che gli altri ti danno. La gratitudine aiuta a mantenere una mentalità positiva e aperta all'accettazione. Sii generoso, cerca di dare senza aspettarti nulla in cambio. Questo ti permetterà di vivere il processo di dare e ricevere in modo più autentico e appagante. Sviluppa l'empatia, cerca di comprendere le emozioni e le esigenze degli altri. Questo ti aiuterà a essere più sensibile a ciò che puoi offrire e ricevere. Pratica la comunicazione efficace, ascolta attentamente gli altri e cerca di esprimere i tuoi sentimenti e pensieri in modo chiaro e aperto. Ricorda sempre che la vita è un flusso costante di dare e ricevere e che prendersi cura di sé e degli altri è essenziale per vivere una vita piena e soddisfacente. Grazie per aver seguito questo video, spero che queste informazioni vi siano state utili. Se avete domande e desiderate condividere le vostre esperienze, lasciate un commento qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale per altri contenuti interessanti. A presto, ciao!